consiglio dare ai giovani? Ma io credo che, avendo vissuto in dipartimenti diversi, incluso un dipartimento di fisica, avendo fatto parte dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia ai tempi, credo che lo studio della struttura della materia, sia questa inorganica, organica, biologica, sia sempre una sfida estremamente interessante e che ha un futuro, avrà sempre un futuro, perché i materiali, i nuovi materiali che escono, la struttura di questi nuovi materiali, potremmo citare dai superconduttori ai virus, dalle proteine, agli acidi nucleici, eccetera, sono un intero, diciamo, capitolo della chimica, della biologia, della fisica, che è racchiuso in queste strutture tridimensionali che noi appunto con i raggi X e da un po' di tempo per quanto riguarda il campo biologico anche con la criomicroscopia elettronica portiamo sul mercato della letteratura e introduciamo a studi che sono poi diventano poi studi applicativi. Nel mio caso specifico, per esempio, la progettazione di farmaci diretti contro virus piuttosto che contro enzimi di batteri o comunque problemi biologici legati al trattamento di patologie umane, che ovviamente sono un campo applicativo di enorme interesse che non avrà mai fine.